La speranza come compagna di viaggio della felicità. Ma per essere felici, per essere uomini e donne di speranza, per essere dei testimoni, bisogna essere aperti. Bisogna essere e sentirsi continuamente in ricerca, mai arrivati. C'è una frase di Agostino, può darsi che qualche volta l'ho già detta, ma ripetere fa bene, il quale, no, quelli che conoscono un po' la vita di Sant'Agostino, lui è il maestro della ricerca interiore, perché ha fatto un cammino alquanto tortuoso, faticoso, impegnativo, ma stupendo nella sua vita per tornare a Dio, per meglio trovare Dio. Un cammino bagnato, irrigato, direi, dalle lacrime della mamma di Sant'Agostino, Santa Monica, la quale lo dice, Agostino lo dice nei suoi scritti, che la mamma a un certo punto, quando il figlio incontra il Signore, dice: tutte le lacrime versate non sono state inutili. Questo che cosa ci dice? Vedete, le mamme, cioè, ne sono diverse che ci seguono, le mamme devono pregare per la conversione dei propri figli, ma anche delle persone che conoscono e che sono lontane dal Signore. Devono versare lacrime. E il Signore non è indifferente alle lacrime di una mamma, come non l'è mai stato, e come non è mai stato, non ha mai girato dall'altra parte lo sguardo dinanzi al dolore della mamma Maria, dolore vissuto, dolore che ha fatto sì che Maria stesse ai piedi della croce. Dicevo, occorre essere aperti all'ascolto, al maestro interiore, che è lo Spirito Santo, che ci conduce a comprendere Dio, comprenderlo nel senso umano, a comprendere noi stessi e a comprendere il cammino che dobbiamo percorrere nella vita per essere uomini e donne testimoni della felicità della croce, della gioia della croce e della speranza che nasce dall'amore di Dio, dalla carità che Dio dona da sempre ad ogni uomo e ad ogni donna. Quindi iniziamo questo cammino con questo impegno, pronti ad ascoltare, pronti ad aprire il cuore e a lasciarci inquietare nel cuore, perché la ricerca di Dio, la ricerca della felicità è una ricerca infinita. Anche quando l'ho incontrata mi devo rimettere in cammino, perché la felicità, l'amore, è di per sé inenarrabile. Non è e non si può scoprire totalmente soltanto su questa terra. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!